Se ti dico freddo glaciale, sotto zero. E se ti dico assoluto relax, zero problemi. E se ti dico zero rotture mentre ti fai la ceretta invece di usare il Silke Peel, la mette, le cerette a strappo che fanno un male cane, ma usare una semplicissima crema depilatoria, cosa dici? Depil zero! Eccoci qua, Aloha! Madonna, questa scopa a lanciare tutto un po' di polverina, perché non è che era proprio pulita e linda. Mastro Lindo! No, vabbè, comunque era un po' così, quindi per fare questa scenetta mi sono un po' impulviscolato e via. Siete all'interno di una nuova puntata di Smarchettalo, che è l'unica rubrica originale creata da Tsushi e lanciata proprio da me medesimo, I am Davide, quindi iniziate con i like, baby, perché non voglio stare qua a fare video per zero like, anzi per dislike, quindi like, e iscrivetevi e mettete campanellina, lo dico all'inizio così il gioco è fatto e voilà. Comunque siete in Smarchettalo, che è l'unica rubrica originale su YouTube che smarchetta quegli youtuber che fanno un po' delle collaborazioni, delle sponsorizzazioni pagati dalle aziendine, che però non sono proprio limpidissimi. O comunque io voglio un po' indagare anche questo sistema del lavoro degli youtuber, che infatti percepiscono denaro, favori, collaborazioni, sconti, quello che è, in cambio di promozione e sana pubblicità. Momento spot. E il caso di questa puntata, come dice il titolo, che tra l'altro sono molto orgoglioso di questo titolo, ceretta doppia marchetta, è la crema Depil Zero, crema depilatoria Depil Zero, che è stata oggetto nelle ultime settimane di una promozione veramente pompa nelle casse da parte di varie youtuber. Praticamente cosa è successo? Avrete sicuramente visto uno di questi video perché hanno fatto la promo incrociata, è per quello che è ceretta doppia marchetta, perché praticamente Depil Zero ha ingaggiato alcune youtuber facendogli fare praticamente delle interviste doppie, finte come nessuno, ovviamente sono dei veri e propri mini spot di Depil Zero. Praticamente hanno fatto questa intervista doppia, alcune youtuber a coppia appunto, e più legando alcuni post su Instagram con la crema depilatoria. Ecco, tutte queste fantastiche cose saranno oggetto di questa puntata di Smarchettalo. Allora, Depil Zero è una crema depilatoria, tra l'altro da questi spot non si capisce una mazza che sia appunto una crema depilatoria, a meno che uno non lo sapesse già. Infatti alcuni commenti sotto questi video dicono proprio: ma perché non ci avete fatto un test, una review, ma avete fatto semplicemente uno spot? E niente, e il format era questo, appunto c'era un'intervista doppia con domande che venivano fatte da una voce fuori campo in cui la risposta era tendenzialmente sempre zero, e alla fine l'ultima domanda era appunto: cosa pensate se vi dico massimo relax, zero sbattimenti? E loro tiravano sulla cremina e facevano Depil Zero, come ho fatto io con la scopa poco fa. Le youtuber in questione, comunque dovrei un po' ricordarmele, non ve le dico tutte, comunque vi metto magari due o tre video qui sotto, sono state, una me la ricordo che era Lasby insieme a Carla, Miss Carla, qualcosa del genere, c'è appunto questa intervista doppia più post correlati sul Instagram, sia di una che dell'altra, adesso di Lasby l'ho guardato, dell'altra no, comunque vabbè, c'era questa intervista doppia più appunto i post su Instagram. C'era addirittura nel video una piccola siglettina fatta proprio ad hoc da Depil Zero, e proprio secondo me è un video proprio creato dall'azienda, non so se l'ha montato l'azienda, l'ha montato loro, comunque è una cosa proprio, è un'operazione commerciale assolutamente limpida e sicuro come l'oro, cioè non è una diciamo un video spontaneo, proprio un ingaggio, ecco, c'è un contratto dietro, non so quanto siano state pagate, presumo poco, però comunque questo è il succo. Tra l'altro Lasby, che io ho anche conosciuto nel vlog di Google, e comunque a me piace, io non sto dicendo assolutamente niente contro di lei, però sto parlando appunto di questo fatto della collaborazione con Depil Zero, baby, perché io rompo le uova nel paniere essendo la spina del culo di YouTube, e quindi io parlo di questo. Lasby tra l'altro recentemente ha fatto un video tipo venduto, no, venduto era sull'anteprima, ma perché gli youtuber fanno le collaborazioni, non me lo ricordo, ve lo metto nell'info box e andate a vedervelo, e lei spiega come mai gli youtuber praticamente fanno le collaborazioni e devono percepire del denaro per andare avanti. Sostanzialmente il suo video non ha tutti i torti, nel suo video porta delle argomentazioni secondo me
valide, perché dice comunque tutto il tempo che uno impiega per fare YouTube deve essere in qualche modo retribuito, e quindi è per quello che loro accettano le collaborazioni. Però io muovo una critica a tutto questo impianto, a questo ragionamento, che comunque, ripeto, ha alcuni punti, cioè molti punti che mi trovano d'accordo, però io dico anche comunque YouTube nasce come un mezzo di intrattenimento, ma di hobbistica, nel senso è un hobby, comunque una passione, e poi soprattutto il rapporto che si crea tra youtuber e follower è un rapporto comunque instaurato sulla fiducia, e all'inizio si spaccia come una cosa, nel senso io racconto delle cose, voi siete lì, siamo tutti una famiglia, una community e siamo amici, nel senso, però non è più tanto così, perché per alcuni youtuber è un lavoro. Tra l'altro Nicole di Kiss & Makeup, adesso sto un po' divagando, nell'ultima live ha proprio detto io faccio la youtuber a tempo pieno, quindi anche voi follower un po' disincantati fatevi due domande. Tra l'altro tutto questo argomento smarchettolo eccetera è molto attuale, perché l'antitrust si sta muovendo in questo senso, e quindi tutti i post sponsorizzati su Instagram, sui social, e i contenuti appunto sponsorizzati stanno andando nelle grandi, un po' anche Fedez, Chiara Ferragni eccetera, per queste sponsorizzazioni proprio celate, pubblicità occulta, era la vecchia pubblicità occulta, vi ricordate quando facevano la pubblicità occulta nelle serie, nei TV shows eccetera eccetera. Vabbè, comunque tutto questo sarà regolamentato dall'antitrust, secondo me anche a ragione. Vabbè, torniamo un attimo a Depil Zero. Alcune youtuber hanno inserito la dicitura inizio video, tra cui la SB, infatti un plauso alla SB, la dicitura prodotti, inserimenti, non so neanche cosa sto dicendo, cioè rendiamoci conto. Comunque c'era la diciturina all'inizio del video, tipo contiene promozioni pubblicitarie, tipo adesso non so, inserzione a pagamento, e in più nel titolo lei ha messo anche l'hashtag ad, che identificava il video come una pubblicità. A parte che non è che ci voleva molto, perché tutti gli utenti tra l'altro si sono resi conto, la maggior parte nei commenti ha scritto ma è uno spot, ma cosa fate? Comunque alla fine anche le aziende devono rendersi conto che o creano dei contenuti, dei branded content intelligenti, cioè dei contenuti pubblicitari in cui sponsorizzano un contenuto, cioè loro mettono dei soldi, finanziano uno youtuber per fare un progetto, però questo progetto deve partire dal contenuto dello youtuber, poi puoi inserire il progetto. Per dire Depil Zero sarebbe stato interessante, cosa ne so, fare una roba in cui uno tipo le 10 cose che ti capitano quando ti fai la ceretta sotto la doccia, e poi alla fine ecco perché è Depil Zero, ma non un'intervista doppia così lanciata così in pasto agli smarchettalo della situazione e alle polemiche youtubiane, perché secondo me così hai l'effetto Fittea, e Fittea fra poco sarà protagonista di una puntata di smarchettalo, perché Fittea veramente è stato l'emblema di questo inverno, di questo 2017 e anche 2016, e continuerà, prepariamoci a un inverno Fittea col botto proprio, ragazzi. Comunque vabbè, adesso ho parlato solo di Las B e di questa Miscarla, però l'hanno fatto anche Barbie Xanax e Shanti Leaves, poi l'hanno fatto Eleonora Manni e un'altra, poi l'hanno fatto comunque un po' di gente. Se cercate Depil Zero su YouTube vi vengono fuori tutte le interviste doppie, c'è scritto sempre intervista doppio zero, così uno clicca sul video l'intervista doppia e dice cavoli, Shanti Leaves e Miscrimicrimi. Sì, mi sembra strano la coppiata, perché non c'entrano una mazza una con l'altra. Comunque, Shanti Leaves e Miscrimicrimi hanno fatto un'intervista doppia. Chissà cosa dicono, bello i follower poverini che dicono dai, capiamo qualcosa di più della loro vita, o comunque che le seguono con affetto, e si beccano il Depil Zero, 0, 0, 0, 0 per 0, 0. Ah, che grosse risate. Io comunque sto per essere discriminato e assolutamente allontanato dalla community YouTube Italia, ma non mi interessa, come Lenore Ferruzzi, a noi non ci interessa. A me mi interessa che mettete like e che attivate la campanella e vi svegliate fuori un attimo dall'errore, perché sto perdendo likes e follower, chissà come mai, perché ho abbandonato YouTube, anch'io sono una meteora, vedrete anche un video in questo senso. Faccio fatichissima a parlare, infatti mi sa che è giunto il momento di interrompere questo video, e spero di non essere stato troppo saccente, troppo arrogante, troppo cose. Comunque amatemi per quello che sono, e se non amatemi seguitemi. Ho fatto una rielaborazione un attimo di Giovanna d'Arco, baby. Hua, hua, you need sushi. Sushi is better than you. Is better than you. You, 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 you. And juicy.
Tschüss!